della prima finale, quindi attendiamo istruzioni. Campana, meno 24, è prima eliminazione a meno 23, la prima eliminazione sarà al Walter Trattugraf. La prima eliminazione sarà quando faltavano 23 vueltas. First elimination will be 23 last to go. Poi nel turno esterno, nel giro esterno, si porta avanti l'altro atleta, ma tranquilli. Numero 106 e 38, prima munizione, numero 106 e 38. Ma lì sono Sara Biffi, Gaia Meringi nelle prime posizioni, per Irene Paragiotto, per Alice Marletti. Sempre il numero 4, con Alice che ha deciso di mettersi le calze più brutte di tutto il trofeo, ma magari le porta la fortuna. L'atleta nazionale può permettersi questi pezzi. Biffi, Meringi. Altro che 18 Paragiotto, Marletti, sempre loro. Diciamo che l'hanno presa tranquilla, 10.000. Uno può dire sono le fasi di studio, in realtà stanno aspettando che passino i giri prima di cominciare ad accendere la gara. Ci sono tantissime atlete di valore internazionale, chi ha seguito i campionati europei, soprattutto i campionati europei, ma anche i campionati del mondo, l'anno scorso conoscerà tante di queste. Purtroppo Giulia Presti non ha potuto partecipare al mondiale, pochi giorni prima un infortunio l'ha tolta di scena, ma ha recuperato velocissimamente. Adesso si accende la gara, comincia a lottare per le posizioni Biffi, Meringi, Meucci. Vai in fuga! Parì all'esterno ed è la zeta della Pole Square Bretagna che decide di rompere gli indugi e è il ciclismo per sentire la gamba, per assaggiare la gamba. Avite fa la buia! Sempre Parì, Tizzi. Numero 142, prima munizione, 142, prima munizione. Anna il Parì davanti. Dai, portati davanti se riesci! Ma sono tutte lì. Si lotta per le posizioni qui. A questo punto si avvicinano i giri che contano, si avvicinano i giri delle eliminazioni. Non lo so, però dico almeno
abbiamo Zani davanti, torna su, Sarabitti, insomma, non si è ancora, decisamente non si è ancora accesa la gara. Hanno passato meno 36. Atlete della nazionale, Alice Marletti, poi Natalia Federici in questa posizione. Questi ripassi che Chiara Sinisi, la presa del Cardano, che in questo momento va in seconda posizione. Si fatica molto più dietro che davanti in questo tipo di gare. In testa al gruppo si riesce più o meno a dettare il ritmo, in fondo bisogna continuare ad accelerare. Decisione sempre di Sarabitti, si sta meglio davanti, quindi vado a tirare, anche se tirare è una parola grossa. Dopo un paio di schermaglie si è di nuovo appiattita questa finale dei 10.000 metri di eliminazione, ma mancano 32 giri e fra 8 cominceranno le campane e le eliminazioni. Anche sapere usare la pista, chi vede che ha un po' di esperienza e segue anche i treni esterni, si vede come si sia in grado di sfruttare al massimo la pendenza della pista, soprattutto questo tipo di piste moderne, utilizzarle bene si risparmia tantissima fatica. È riportata davanti Giulia Presti con Alice Marletti e Anastasia Federici in seconda e terza posizione quando mancano 6 km. Numero 251, prima ammonizione 251. Via Crippa, Sarabitti per vie esterne. La gara sarà un po' come se fosse una gara a punti, vado poi torno, meno 27 al passaggio. Ora è Amiucci davanti, si affaccia anche un tipo, non l'avevo ancora vista in questo momento. Parì, poi Meucci, poi Montico, poi Presti, Marletti, Federici, queste le prime 5, che è velocizzata leggermente, sta velocizzata la gara, al passaggio saremo a metà gara e a un giro dalla prima campana. Adesso bisogna cominciare a lottare per le eliminazioni, anzi lottare contro le eliminazioni. Al passaggio campana. Bella pari Margherita Meucci e al prossimo passaggio la prima eliminazione. Eliminazione. Brian 106
106. E andiamo avanti così, campana eliminazione, ha suonato la campana, quindi al prossimo giro, campana eliminazione. Maria, Arletti, Meucci. E Montico nelle prime quattro posizioni, poi Giulia Presti stanno controllando la gara, mentre la l'atleta francese sembra molto interessata a stare sempre in testa. Vediamo come si svilupperà, soprattutto negli ultimi giri, sono in 6 o 7 che possono vincere. Trentotto, 3, 8. Uomo. Adesso la gara viene interpretata veramente come una gara di eliminazione, vedo tra poco comincerà a schiacciarsi anche il gruppo quando è. Siamo già alla campana di meno 18. Meucci, Montico, Ronzani nelle prime tre, poi Federici. Ciao, 22, eliminata. E ora c'è un'azione per vie esterne di Giulia Presti. Dimostra di essere già in ottima condizione. Quando suona la campana del prossimo giro saranno gli ultimi 3 chilometri di questa 10.000 che si è accesa nella seconda parte. Sinistri Meucci 2-5-1. Eliminata 251, eliminata 251, stop skating, please. Suonata la campana, il gruppo delle migliori è sempre compatto. Sinisi, Meucci, Federici, Monti, Colonzani, per vie esterne. Però il gruppo è compatto quando mancano 12 giri. 1-41, prima munizione, 4-1. Eliminazione. Proprio eliminazione di meno 11 al prossimo passaggio. Eliminazione di meno 11 di Ilaria Rosani con Montico, Presti, Alice Marletti per le vie esterne. E poi Meucci, eliminazione di meno 11, eliminazione. Eliminazione. 108, 1, 2, 8, Sofia Crippa. Vengono eliminati anche dei nomi eccellenti, ovviamente, quando siamo agli ultimi 10 giri. Alice Marletti si porta davanti, poi Monsico, Presti, Federici, Ronzani, sono le migliori in Italia che si stanno giocando questo primo trofeo Vespaco qui a Senigallia 2022, quando sono l'eliminazione di meno 9, eliminazione di meno 9. 95, dolorante. Irene Tragiotto. Siamo alla campana di meno 8.
Foresti, Federici, Marletti, Montico, Meucci all'esterno e si schiaccia il gruppo, e qui una di queste purtroppo dovrà lasciare l'attenzione quando siamo all'eliminazione di meno 7. (192-192) Chiara Sinisi ha lavorato tantissimo nella prima parte della gara e sono rimaste in 7. Sono le 7 migliori di questo trofeo e sono anche tra le migliori in Italia, e non solo, perché c'è anche Anaella Paris. Suona la campana e aumenta decisamente il ritmo con Giulia Presti che va davanti. Sono Presti, Marletti, Anaella Paris all'esterno e prova Silvia Montico all'esterno. Vediamo eliminazione di meno 5. Chiediamo conferma. 41 eliminata, numero 41, numero 139, prima ammonizione. Anastasia Federici eliminata al giro prima, grazie. A questo punto mancano tre giri ed è un'altra eliminazione. Poi Ilaria Lontani a recuperare con una volata. 140. E ora eliminazione a tutti i giri. Eliminazione a chaque tour. Metta aussi. Elimination. 139, Margherita Meucci ha dovuto abbandonare, sono rimaste in 4, Alice Marletti, Giulia Presti, Silvia Montico, Anaella Paris, elimination, dernier tour, parte Giulia Presti, 142, dopo eliminata Alice Marletti all'ultima, ed eccole il podio, Giulia Presti, Giulia, e facciamo un grande applauso alla campionessa ritrovata, Giulia Presti, va a vincere in tranquillità, non proprio, Silvia Montico, bravissima seconda, e terzo posto.